Altro esempio di propagazione degli errori per calcolare il volume geometrico di un parallelepipedo. Volume geometrico nel senso che non viene misurato per immersione nell'acqua, ma misurando i tre spigoli 10 mm, 8 mm, 70 mm con un righello millimetrato, per esempio, e poi applicando la formula geometrica del volume. Area di base per altezza. L'area di base è la moltiplicazione A per B per altezza, quindi la moltiplicazione dei tre spigoli A per B per H. E questo volume si calcola immediatamente facendo 10 per 8 per 70 mm cubi, 5600 mm cubi. Come al solito la domanda è: qual è l'incertezza da associare a questi 5600 mm cubi? Siccome il volume è una moltiplicazione di tre fattori, A, B, H, bisogna applicare la regola di propagazione degli errori per le moltiplicazioni, e cioè sommare i tre errori relativi epsilon A, epsilon B, epsilon C, sarebbe epsilon H, ho scritto male. Immaginiamo che al posto di C ci sia H. Dunque gli errori relativi sono un decimo è perché si commette un errore di un millimetro su 10 totali, che corrisponde a 0,1000, sarebbe il 10,0% d'errore. Infatti una parte su 10, il 10%, della misura è incerta. Poi l'errore su B naturalmente si fa un ottavo, 12,5%, e l'errore su H un settantesimo, sarebbe l'1,4%. Poi bisogna sommare questi tre errori relativi, che vanno sempre scritti con molte cifre significative. Questa ha 4 cifre, questo numero ne ha 4, questo ne ha 3, e io ho scelto di lasciare 4 decimali in tutti e tre i numeri in modo da poter fare la somma. La somma viene 0,2393 e questa somma è l'errore relativo sul volume. Infatti l'errore relativo sul volume è la somma degli errori relativi sugli spigoli. Questo vuol dire anche 24% che l'errore relativo sul volume, 24% significa che circa il 24% di questi 5600 mm cubi di volume sono incerti. 24% è quasi un quarto della misura, quindi vuol dire che circa un quarto di questo volume è impreciso, è incerto. Un quarto di questa misura corrisponde a 1340 mm cubi. Infatti, come sempre, bisogna ricavare l'incertezza assoluta delta V sul volume conoscendo l'incertezza relativa, e bisogna quindi fare la formula inversa. Siccome l'incertezza relativa è l'incertezza assoluta diviso il volume, allora l'incertezza assoluta è l'incertezza relativa per il volume. Il volume va a moltiplicare epsilon V. Sostituendo i numeri si mette questo 23,9% da calcolarsi su questi 5600 mm cubi, quindi questa moltiplicazione ci dà 1340 mm cubi. Questo è l'incertezza assoluta sul volume. È finita la propagazione degli errori, scriviamo la misura finale. 5600 più o meno 1340 mm cubi, non si può lasciare scritta così perché l'incertezza ha troppe cifre, ne ha 4, dovrebbe averne una. Allora passiamo a centimetri cubi dividendo tutto per 1000. Quindi 5600 diventa 5,600 dovrei scrivere, 1340 diventa 1,340. Adesso io posso togliere le cifre in più, partendo come sempre dall'incertezza, prima regola, dovrei lasciare soltanto la prima cifra, 1, e arrotondare la misura togliendo i decimali anche a lei, quindi 6 più o meno 1 centimetri cubi. Però in questo caso si preferisce lasciare invece l'incertezza con due cifre significative. Vediamo meglio perché. Questo è un caso particolare, diciamo una particolarità. Intanto lasciamone due, quindi 1,34 rimane 1,3, e siccome ho lasciato una cifra decimale dopo la virgola, devo lasciarne una anche qui, 5,6. La misura finale più corretta è 5,6 più o meno 1,3 centimetri cubi. Questa misura è scritta in modo più corretto che 6 più o meno 1. Perché? Perché se noi lasciassimo l'incertezza uguale a 1 cm cubo, avremmo ridotto l'incertezza in modo abbastanza netto, da 1,3 che era veramente, fino a 1, è una grossa riduzione. Quindi, quando l'incertezza è di poco superiore a 1,
tipo 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Allora, invece di portarla a 1, si preferisce lasciare due cifre, tipo lasciare 1,3, lasciare 1,4. Quando invece si supera 1,5, si porta a 2. Si potrebbe lasciare anche 1,5, 1,6, però si può anche portare a 2 e prendere quindi un'incertezza un po' più grande come stima di prudenza. Come ultima osservazione, cerchiamo di immaginare questo parallelepipedo nella realtà. Con queste dimensioni, in pratica, è come se fosse grande come un dito mignolo, 7 centimetri di altezza e più o meno un centimetro, grosso modo, alla base.